Se l'amministrazione fanese non approva la variante urbanistica dell'ex zuccherificio, distruggendo così tutto il lavoro fatto, non merita di stare un giorno in più al governo di questa città. Parole forti arrivano dall'ex sindaco Stefano Guzzi, che questa mattina è intervenuto sull'argomento, auspicando una fine positiva per l'area dopo i tanti ostacoli superati. Questo è il termine, diciamo così, di un percorso che va avanti da molti anni. Noi in Consiglio Comunale abbiamo già fatto la prima e la seconda approvazione, proprio a ridosso dell'ultima elezione amministrativa, dello sviluppo potenziale di quest'area. L'abbiamo inviato in provincia, la provincia lo ha rimandato ad ottobre scorso, approvato, dicendo che va bene come variante. A questo punto c'è un pool di imprese fanesi che aspetta di proseguire le loro attività, di dare lavoro, di dare sviluppo, di dare decoro a quell'area. Si parla sempre di costruire sul costruito senza consumare territorio. Quella è un'area dove ci sono dei brutti scheletri di capannoni che vanno in parte abbattuti, rivisitati e riportata. Quell'area ha un decoro, ad una utilità per il territorio e ad uno sviluppo per l'economia. Se la nuova amministrazione non approva questa variante, che è l'ultimo atto che dopo 3 anni finalmente torna in consiglio, vuol dire che è un'amministrazione che non merita di stare un giorno in più al governo di questa città. Una sollecitazione all'amministrazione comunale arriva anche dall'amministratore unico della società Madonna Ponte, Gabriele Duranti, il quale ritiene che nel caso in cui la variante fosse respinta, oltre ad essere un danno per la città, rappresenterebbe una partita politica giocata sulla pelle dei cittadini, dell'economia locale e dei possibili posti di lavoro. Per questo ha inviato una mail a tutti i consiglieri comunali, invitandoli ad un senso di responsabilità, portando a compimento il lungo percorso intrapreso. Inoltre chiede che ci si impegni fin da subito in un tavolo di confronto per proseguire con i progetti in un'area che, secondo Duranti, è sempre stata osteggiata senza alcun motivo concreto.